cosa vedo? Vedi un po' il cosplay di Pisa genera talenti e torniamo alla Gem Academy e proprio abbiamo il piacere di interpellare la nostra novella che è a capo The Boss di Gem Academy. Intanto ben ritrovato. Grazie. Allora, che cosa è successo? Questo è un titolo di un concorso di fumetto manga, perfetto, ma dici un po' come è stata la premiazione, come è avvenuto il concorso? Allora, noi abbiamo fatto durante tutto il pre-evento del cosplay e apro una parentesi, grazie veramente al cosplay che è cresciuto in questi 5 anni e ci ha permesso di realizzare tutto questo. Abbiamo aperto nel pre-evento, diciamo, la gara e i ragazzi hanno realizzato tantissime tavole, erano delle tavole a fumetti, un concorso di fumetto, e il primo classificato abbiamo avuto il piacere di premiarlo durante questa bellissima, durante questo bellissimo evento. E niente, e appunto abbiamo fatto la premiazione, abbiamo visto la tavola che ha realizzato Ludovica e per il momento ve la posso anche mostrare. Ecco, vediamo un attimo la tavola vincente, la prima classificata fumetto manga di Gem Academy, che ricordiamo è una grande accademia per nuovi talenti nell'illustrazione, nel fumetto manga, ma non solo. Poi comunque sul web ritroveremo tutte le informazioni in dettaglio. Allora, intanto la vincitrice si chiama? Ludovica. Complimenti Ludovica. Età, per curiosità? 23. No, giovane, una piccina piccio. Ma da tanto disegno, ti sei avvicinata da poco al mondo manga? Disegno da sempre, però da poco ho iniziato a studiare, tra l'altro con novella, e sono riuscita... Come maestra, io dico così, come se fosse una bimba, come docente, diciamo, come ti trovi? È molto gentile e paziente, in particolare con me, e infatti sono riuscita a venirne fuori piuttosto bene. Complimenti. E in bocca al lupo allora quindi per una carriera folgorante nel mondo manga. Allora, in realtà è una buonissima allieva, è molto dotata, e grazie a lei e grazie ovviamente anche ai corsi che facciamo. Io tenevo tantissimo a dirvi che noi concluderemo la premiazione del secondo e del terzo posto sulla nostra pagina Facebook, quindi insomma grazie. Lasciamo la pagina così lo diamo. Assolutamente, la pagina è la Gem Academy Scuola Manga Pisa. Noi siamo la Scuola Manga di Pisa e quindi grazie a tutti veramente e bene, siamo felicissimi di essere qua, di aver fatto tutto questo grande spettacolo e grazie a voi. Noi sentiamo a pelle questa grande emozione, entusiasmo, ci fa piacere perché per fortuna la passione è vita e lo dimostriamo ancora una volta anche qui al cosplay, grazie in questo caso a Gem Academy, e complimenti al fiorellino che è sbocciato, insomma ci regalerà sicuramente grandi successi e soddisfazione. Complimenti anche a Ludovica e grazie a Gem Academy, a Novelle, a tutte le collaboratori e i colleghi. Grazie a voi. Ci siamo insieme a un altro protagonista di Cosplay Pisa 2014, insieme a Federico Guerri, che è il boss dell'associazione di cui vi parlerà, l'acronimo è ADA, adesso ci racconterà, e poi anche di un altro spazio, di un altro momento importante dedicato ai nerd. Ma andiamo con ordine. Caro Federico, grazie per essere con noi. Ma grazie a voi di essere qui con me. Ecco. Una piccola tua presentazione, un'introduzione veloce. Allora, io sono Federico Guerri, sono qua in duplice veste. La prima veste è quella di capitano di ADA, Arsenale delle Apparizioni, che è una delle più grosse realtà teatrali pisane, con più di 100 partecipanti fra corsi e spettacoli. Noi siamo quelli che hanno portato qua a Pisa il match di improvvisazione teatrale, ci occupiamo di improvvisazione teatrale non soltanto con il format del match, ma anche con una serie di spettacoli dedicati al cinema, alla narrazione, alle serie televisive, ai cartoni animati, tutti fatti da attori che si sono allenati per oltre 2 anni nell'arte dell'improvvisazione teatrale. Gino l'abbiamo avuto anche qui al cosplay. Che cosa avete regalato oggi? Ma noi siamo felici perché oggi c'è Cristina D'Avena che ha suonato prima di noi facendoci da gruppo spalla, quindi il fatto di essere arrivati subito dopo Cristina D'Avena, oltre ad essere insomma un grosso onore e una grossa responsabilità, ci ha permesso di mostrare un aperitivo improvvisato a tutti i cosplayer presenti e alle persone presenti. Ci siamo orientati su racconti che avessero a che vedere con il mondo che abbiamo visto oggi al cosplay, quindi con il mondo degli anime giapponesi, delle serie televisive, dei fumetti, e divertendoci a citare e dissacrare tutto quello che è successo in questi 2 giorni di fiera. Bravi, bravissimi, quindi un riferimento vostro del web, da web, che è più pratico, quello più diretto. Allora, la cosa più facile è www.arsenaledelleapparizioni.com oppure su Facebook cercate ADA Arsenale delle Apparizioni. Se non ve lo ricordate, ancora più semplice, Nonna ADA, che è la vecchietta del nostro logo. Mi sento vicina un po' a Nonna ADA, come mi direbbe anche Luca, ormai zia Nonna Mary, poi funziona così. Invece la seconda,
settore di cui mi parlavi, mi accennavi, il mondo dei nerd, che cos'è? Allora, su Facebook cercate la pagina Mondo di Nerd ed è una pagina, ed è un comune sostanzialmente, oramai è diventato, con più di 65.000 abitanti. Mi sono divertito qualche anno fa a creare questo spazio in cui si condividessero belle storie. Automaticamente i nerd sono attratti dalle belle storie perché sono abituati a vivere in mezzo a fumetti, letteratura, serie, film e a cercare storie sempre più belle. Su Mondo di Nerd si condivide questo. Ma al di là del mondo virtuale poi magari c'è anche la voglia di incontrarsi, socializzare, creare appuntamenti, immagino. Sì, assolutamente. Ora, per dirtene uno che è accaduto un paio di anni fa, anche grazie alla collaborazione di Cosplay, abbiamo fatto qua a Pisa in Piazza dei Cavalieri un raduno che si chiama Piazza dei Cavalieri Oscuri, chiedendo ai cittadini di Mondo di Nerd e ai cosplayer di arrivare in Piazza dei Cavalieri per fare un flash mob vestiti da personaggi dell'universo batmaniano. Si sono presentate quasi 400 persone, dopodiché abbiamo festeggiato facendo uno spettacolo di improvvisazione, stando tutti insieme a chiacchierare amenamente, socializzare e taluni, si dice, accoppiarsi. Oh, viva! Finalmente sfatiamo un po' il mito del nerd, no? Che si rimane in disparte, che invece poi si tuffa nel sociale anche grazie ai riferimenti, a queste opportunità. Ma c'è un'evoluzione, nel senso, quando ero giovane io i nerd erano abbastanza sfigati e non battevano chiodo minimamente, non esistevano esemplari femminili di nerd se non la sporadica ragazza del Dungeon Master di Dungeons and Dragons che veniva lumata anche da tutti i giocatori. Ora c'è stato un allargamento anche grazie, insomma, a generazioni, cioè io sono oramai un nerd di terza, quarta generazione, abbiamo deciso di creare spazi per i giovani nerd. Con noi non possiamo che votare per te, caro Federico Guerri, quindi ultimo riferimento sui nerd, invece internet per ripassare, così chi vuole anche, non sa mai, lanciamo l'idea. Mondo di Nerd, parte la campagna elettorale, siamo l'unica alternativa politica credibile d'Italia. Perché? Perché abbiamo i robottoni e non abbiamo paura di usarli. E vai, e quindi tra supereroi, mondo della fantasia, Roma, diamoci dentro, grazie Federico Guerri, votate per lui, Finalmente ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo rincorso, chiamato, più indaffarato di lui c'è solo il Papa, forse peggio ancora, il boss dei boss del Cosplay Pisa, Michael Pandolfi, eccolo, ciao Michael! Ciao a tutti gli amici di 80 Nostalgia! Mamma che fatica a pigliarti, giustamente, allora due paroline intanto sull'edizione del Cosplay di questo 2014, vediamo un po' cosa hai da comunicare, da raccontarci anche in chiusura. Allora, sono state due giornate veramente fantastiche, piene di pubblico ma più che altro piene di divertimento, ci tengo a dirlo perché credo che la gente si sia divertita. Ieri una bellissima giornata, una grande affluenza di pubblico, oggi Cristina D'Avena, grandissima affluenza per loro, poi un evento coloratissimo, un sacco di cosplayer di grandissimo livello, ci siamo divertiti tra concerti, esibizioni teatrali, veramente fantastico. Direi che non ci siamo fatti mancare nulla, Michael, però adesso hai già idee, per esempio, che stai macinando, perché da edizione dopo edizione si pensa sempre a qualcosa in più da regalare, oppure vorresti un po' riproporre la stessa formula, perché come si dice, squadra vincente non si cambia. Sì, questa domanda è giustissima. Allora, certo, la prossima edizione è ovviamente già in lavorazione qua dentro e bisogna fare un mix di quello che è riuscito bene quest'anno, ma ovviamente andare sempre a esplorare nuovi mondi, come faremo. Certamente, questo non mancherà anche per la prossima annata. E noi ti ringraziamo di cuore anche da parte di 80 Nostalgia perché hai dato l'opportunità di vivere direttamente questa grande emozione che Cosplay può regalare a Pisa. Perciò non mancate se vi siete persi questa, perché merita davvero tanto. Grazie mille a voi, due grandissimi professionisti, è stato un piacere conoscervi e lavorare con voi. Piacere nostro, grazie Michael e a tutto il Cosplay e bye. Forza anche per i prossimi progetti. Ciao! Ciao! Cara Mary, abbiamo terminato, a chi mandi baci? Le mandiamo al Cosplay Pisa perché qui termina questo viaggio, questa bella avventura durata due giorni. Bellissima, stupenda e grande emozione, tanta energia, è vero, di chi veramente fa questo lavoro, questo hobby, poi per molti dedicato a manga, cartoon, sotto tante declinazioni, però lo si sente che c'è il cuore anche in Cosplay Pisa. Quindi un saluto e un ringraziamento a tutta la macchina organizzativa, ringraziamo ovviamente in particolar modo Michael che ci ha chiamato in prima persona qui per questo speciale. L'appuntamento ovviamente è rinnovato per tutto quello che verrà ancora attraverso le fiere e tutti gli eventi che ci aspettano ancora, sempre in compagnia nostra, sempre in compagnia di 80 Nostalgia. Naturalmente vi aspettiamo da Toni per nuovi speciali, nuovi appuntamenti e grande emozione. Grazie a tutti voi, vietato mancare, ciao! Ciao. Il programma è stato offerto da